E quindi ha dato un improvviso significato al famoso fauno danzante, che non è un fauno, appunto è un satiro, come il fauno Barberini non è un fauno, ma sono questi nomi eruditi che ormai sono legati a stupendi pezzi. E quindi adesso abbiamo l'artista, l'epoca, la provenienza di questo monumento che viene da quella stessa casa del fauno da cui viene il mosaico che vi ho mostrato, insomma, quindi Tous Étienne, il fantino vincitore su un cavallo che è tanto più grande di lui, potrebbe essere il vincitore di una delle gare che a Pergamo si tenevano in onore di Atena Nikephoros, cioè Atena portatrice di vittoria, è un'istituzione dei re pergameni, e la figuretta del fantino ha l'andamento di uno di questi combattenti di gruppi pergameni, questo si trova nell'isola di Delo, ecco, vedete questo gestire che è apparentemente esuberante, in realtà è ancora controllato da precise geometrie. La nicchia di Samotracia è il corrispettivo rodio del monumento dedicato a Zeus e agli altri dei dai pergameni, sono le stesse vittorie dei romani, dei pergameni e dei rodi su Antioco III, il crollo dell'ultimo grande dominio sul piano militare, esisteva ancora l'Egitto ma non aveva più la portata della Siria che aveva una sterminata armata appunto attinta anche ai popoli orientali. Queste vittorie segnano il destino dell'Asia minore, insomma il destino del Mediterraneo orientale per noi, e i Rodi dedicano pure questo grandioso gruppo, la nave, la prora di una nave da guerra con la Nike nell'isola di Samotracia, nel santuario degli dei Kabiri, è il pezzo che si trova al Louvre, e sullo scalone del Louvre è bello anche vederla nell'aspetto secondario in antico, dove questa plastica diventa di una modernità quasi sconcertante, appunto perché non più controllata dall'effetto, si mescola addirittura il panneggio del chitone con quello del mantello in una pura forma, cioè veramente un esercizio berniniano di plastica, ma direi quasi futurista. Ecco, a Lindo, nell'isola di Rodi, c'erano di questi monumenti navali in pietra con figure che si affacciavano sul mare, come anche quella di Samotracia, e addirittura nella roccia dell'Acropoli era ricavata, in questo caso è la poppa di una di queste triremi da guerra dei Rodi, era proprio un perfezionamento dei Rodi per la lotta contro i corsari, contro i pirati, avere alleggerito la trireme e quindi resa tanto leggera da identificarla con una figura di uccello. Vedete che sul sedile del capociurma ci sono le ali di cigno, probabilmente, queste lunghe ali, che danno un senso appunto di volo alla falcata della nave. E sopra invece al ponte c'era la statua dell'ammiraglio onorato di cui sappiamo dalle iscrizioni, appunto erano i vincitori di queste continue lotte contro i pirati. La nave nella roccia si trova a Sperlonga e non è che sia un nesso esterno, se voi un giorno andrete a Sperlonga vedete che su questa nave c'è ancora il nome e c'è scritto Argo, questa è la nave Argo, a Rodi furono scritte le Argonautiche di Apollonio Rodio, cioè a Rodi si era elaborato attraverso il mito appunto delle Argonautiche, si era elaborato una specie di doppio delle vicende omeriche in cui questa spedizione che aveva preceduto la guerra di Troia, in realtà veniva estesa e portata sui luoghi che poi sono quelli di Odisseo. Un gioco ambivalente, un gioco di specchi che ha tutto il suo esito formale nel caso di Sperlonga, dove appunto questi ritrovati della plastica rodia, la nave nella roccia, diventano intensivi, diventano significativi, cioè il Circeo che è lì, diciamo, in vista della grotta di Sperlonga è il luogo di Circe, quindi uno degli sbarchi di Ulisse, e quindi ci sono qui tutti i miti appunto di Ulisse nella grotta, e c'è questo richiamo attraverso la nave Argo alla cultura di Rodi che ha riportato interessi a questi miti nell'arte figurativa, nella letteratura. Insomma, la ricchezza culturale antica è veramente infinita, cioè appena noi ne sondiamo, è come un approccio questo che si tenta quando un monumento ce ne parla, ma anche i romani dimostravano di assimilare questi strati culturali con grande intensità. Erano collocati in queste nicchie, in parte naturali, in parte artificiali, i grandi gruppi che oggi popolano il museo di Sperlonga, Diomede che rapisce il Palladio, vedete la mano
nell'angoscia del momento supremo in cui è entrato nelle mura di Troia con il compagno Ulisse per sottrarre l'idolo che garantisce la salvezza della città nemica. E poi le avventure di Odisseo, il ciclope, il verismo di questa mano con la patologia dell'artrosi, cioè si vede la mano del vecchio pastore indurita nel lavoro, e la testa indimenticabile di Ulisse, certamente uno dei raggiungimenti più alti dell'arte di tutti i tempi. La Scilla con la nave di Ulisse, anche qui rappresentata la poppa, come esattamente nel rilievo che abbiamo visto nell'isola di Rodi, proprio lo stesso tipo di nave, e quindi questo appunto viene inteso, essendo un monumento di origine rodia, firmato come copia da Tenodoro, Agesandro e Polidoro, si è trovata l'iscrizione, sono gli autori che Plinio riferisce al Laocoonte di marmo, che pure ci è pervenuto, fa capire che era una specie di monumento ai caduti nella lotta contro i pirati, in questo continuo impegno dell'isola contro il mercato clandestino, diciamo, del mondo antico. E quindi questi marinai di Ulisse precipitati dal mare, divorati dai cani di Scilla, lo stesso vecchio nocchiere viene strappato, proprio tirato per i capelli dalla mano di questa mostruosa figura, rappresentano probabilmente le vittime di queste eroiche campagne. Ecco, guardate la potenza di questo volto di vecchio che si abbarbica proprio al legno della nave per non esserne strappato dalla violenza di questa entità marina. E questo è anche molto interessante, cioè lo spettatore attore, cioè voi insomma lo sapete dallo studio della storia dell'arte naturalmente quanta importanza abbia nel manierismo, nel barocco, lo spettatore nel quadro, cioè la figura di spalle, la figura che partecipa alla nostra proiezione. Pensiamo alle magie di Velázquez, no? Che gioca tra interno ed esterno della pittura, che ci invoca continuamente all'interno della scena. E qui abbiamo quello che indica il momento precedente all'accecamento del ciclope. È ancora il compagno di Ulisse che ha l'otre col vino che è servito ad ubriacare Polifemo pochi momenti prima, e ora assiste all'azione degli altri compagni che col palo infuocato devono strappare l'occhio del ciclope, e quindi guarda allarmato con questo gesto appunto che poi ha una larga eco in tutti i tempi. E Laocoonte è un'opera rodia leggermente più recente nell'originale bronzio, dove c'è anche qui il giovinetto, uno dei figli che si salva, che insieme partecipe e attore, in realtà si preoccupa degli altri, no? Vede con lo stesso allarme la morte del padre e del fratello. Uno dei marinai ficca le dita negli occhi del cane di Scilla per difendersi, ed è un gesto che c'è nell'altare di Pergamo in uno dei giganti che appunto allo stesso modo colpisce il cane di Artemide che lo sta divorando. Quindi ci sono ovviamente questi scambi continui tra Rodi e Pergamo.